Al via le celebrazioni a Napoli per rievocare le storiche quattro giornate risalenti al 27-30 settembre 1943. I napoletani furono tra i primi in Europa a insorgere contro l'occupazione nazista ed a liberare la propria città, un avvenimento di portata storica che valse a Napoli la medaglia d'oro al valor militare. In occasione dell'80° anniversario si terranno da lunedì 25 a sabato 30 settembre una serie di eventi, mostre, dibattiti ed esposizioni presso la sede della Casa del Mutilato in via Armando Diaz, presieduta da Mario De Cesare. Una ricorrenza che va ricordata sempre, oggi e anche nel futuro. L'ANMIG si propone questi intenti principalmente, promuovere la memoria affinché i sacrifici che hanno, diciamo, sono stati fatti dai nostri concittadini oramai non più presenti ma morti per la libertà e per la democrazia. Vorrei dire che oggi come oggi l'ANMIG propone mai più guerre come motto e anche diciamo, sta creando un monumento a Torino dove ci sono tutte le varie associazioni su questo monumento. Noi speriamo tanto di perpetuare questo ricordo alle nuove generazioni, particolarmente diciamo, affinché possano capire l'importanza dei sacrifici effettuati dai loro antenati per la democrazia e per la libertà del popolo. La manifestazione è patrocinata dal Consiglio regionale della Campania, dal Comune di Napoli e dalla città metropolitana. Così ai nostri microfoni Enza Amato, presidente del Consiglio Comunale di Napoli. E abbiamo voluto patrocinare questo evento intanto perché simbolicamente ricorda, ci rappresenta come città nella, diciamo così, contrapposizione nella lotta al nazifascismo. E quindi insomma in questo anniversario l'importantissimo era, diciamo, fondamentale accompagnare questa serie di eventi che dal prossimo 25 si protrarranno per tutta la settimana prossima. Questo è un momento molto particolare per la nostra città, per tutti i fatti che accadono e quindi anche la memoria, il ricordo, il trasferire alle nostre giovani generazioni attraverso il coinvolgimento attivo in questi momenti che sono simbolici ma sono fondamentali per la crescita, per l'educazione e per diciamo, appunto, il valore civico che essi stessi rappresentano, il coinvolgimento delle scuole è stato un esempio di grande, grande attenzione che queste associazioni hanno messo a disposizione anche in un'iniziativa così importante, appunto come l'80° anno diciamo, dalle quattro giornate di Napoli.